Buongiorno ragazzi, come state? E spero che siate tutti bene e bentornati al vostro canale Travel Vlog Italy. Ragazzi, da tanto tempo ormai che non pubblico più niente e oggi ho deciso di farvi un bel video. Dato che nei commenti mi hanno scritto in tanti dove ero sparito perché non pubblicavo più, anche sui social mi arrivavano dei messaggi. E vabbè, oggi ho deciso di fare un bel video. Speriamo che sia bello. Comunque ragazzi, sono stato occupato questi mesi, a parte facevo un lavoro diverso dal normale e che era un po' complicato e quindi non trovavo mai il tempo di fare video e eccetera. Comunque adesso dai, sono tornato a normalità, a fare il lavoro che faccio da sempre, il centinato, e pian piano comincio a fare un po' i video. Comunque oggi ragazzi sono a Bolzano, che sto scaricando il cantiere, sto scaricando un po' di infissi, un po' di lamiere, che sempre per gli infissi che stanno facendo queste costruzioni qua. E questo materiale ragazzi l'ho caricato a Fano ieri e oggi è venerdì. Una volta che scarico qui a Bolzano c'ho da fare tre carichi, uno a Bolzano e due a Trento. E che dopo uno va a San Marino, gli altri due vanno, mi sa, sempre a Fano. E poi lo scarico si farà lunedì. Comunque l'obiettivo di oggi è riuscire a caricare tutto il prima possibile e tornare a casa. Tanto so già che si farà tardi perché già qui al carico sono arrivato alle 7 e stanno facendo molto piano allo scarico. Ora sono le 8:45 e sono fermo qui. Che in pratica loro li prendono dal rimorchio e le portano dentro a questa palazzina qui, solo che fare avanti e indietro perdono un sacco di tempo. Poi anche lo spazio non è che aiuta molto, qui è molto stretto. Allora, per uscire da qui mi hanno detto che dovrei andare in retro. Che davanti ci sono due camion che stanno facendo le mattonelle e quindi mi tocca farne il retro e fare una piccola manovra in fondo alla strada, poi andarmene via. Comunque dai ragazzi, rimanete con me per vedere come andrà a finire questa giornata e speriamo che vada tutto bene. Speriamo pure questo video vi piacerà come i miei vecchi video. Ragazzi, alla fine sono uscito in marcia in avanti, non sono fatto a fare il video. Comunque adesso vado al carico che si trova a 4 km da qui e mi tocca passare in mezzo a Bolzano perché lo scarico era in centro. Qui sarebbe la stazione di Bolzano. Ora ragazzi sono le 10:15, quindi 3 ore per fare sto scarico. Ero entrato da qui.
lì vedo che ci sono un po' di divieti, quindi faccio meglio passare da qui. Direzione sud, per piazza Giuseppe Verdi verso via Josef Marinus. Continua per un chilometro. Ragazzi, piove, piove. Questi giorni piove tanto. Sulla sinistra, a sinistra, e prendi via Santa Geltrude. C'è un ponte 350 al quale io non posso andare. 350, quindi vado dritto e vediamo come va a finire, perché volevo evitare di passare in mezzo al centro, ma alla fine mi tocca passarci lo stesso. Destra e prendi Ponte Roma. Comunque ragazzi, potevo passare anche dal di là dove ero passato, cioè dal carico passavo anche in mezzo con la strada che andava in centro, perché i divieti che vedo sono solo per le emissioni, non sono per la portata del camion o cose varie. Anche lì davanti vedo che c'è già un altro camion. La sinistra e prendi via Dalmazia. Solo che ci sono lavori ovunque. Allora, andiamo qui. No, non posso. C'è veramente il divieto camion per un chilometro, quindi vado avanti, fermati, dai, in direzione nord da via Roma verso via Vicenza, quindi vado avanti 200 metri, svolta a sinistra, prendo la strada grande. Ragazzi, a Bolzano ci sono stato tante altre volte, ma mai dentro la città. Ero sempre stato nelle zone industriali. Allora, evitiamo la corsia dei taxi, dei bus, per non prendere una bella multa. A sinistra e prendi viale Duse. Se guardate sulla destra c'è la corsia dei taxi, degli autobus. Col camion non ho mai preso una multa, però con la macchina ho preso due multe in 10 minuti e sono anche abbastanza cari, perché 153 euro ciascuna, quindi meglio evitarli.
qui ragazzi, è la prima volta che vengo a caricare, quindi dovrei capire un po' da dove si entra. Qua c'è il camion Faircam, sicuramente si carica qui. Allora, però lì c'è il divieto per entrare, quindi dall'altra parte sicuramente. Chiusa, perché ho visto sul GPS che è chiusa da lì. Però devono essere due aziende qua. Dove dovrei andare io sarebbe di là dove sta il camion Faircam. Ragazzi, ho chiesto al camionista, mi ha detto che si carica in rampa. Guardate, adesso esco in qua, sulla sinistra, poi vado tutto in retro fino alla rampa 3, che dovrebbe essere libera. Qua ragazzi è abbastanza stretto. Allora ragazzi, adesso ho caricato e ora vado al secondo carico, che si trova più o meno a 58 km. Allora, qui c'è un luogo che deve andare a destra, dato che a destra
c'è traffico, vado a sinistra, intanto dovrei tornare indietro stesso. Quindi vado a sinistra. Però c'è all'uscita, c'è, come si chiama, il cartello obbligo di andare a destra. Però la linea sulla strada è tratteggiata, quindi posso andare a sinistra. Quei ragazzi mi hanno fatto aspettare un pochino perché non sapevano che venivo oggi per il carico, quindi la merce era tutta da tirare fuori da dentro al magazzino. Dovevo caricare 8 bancali, ma alla fine mi hanno caricato 10 bancali. Vediamo da qui a domani se in caso peggioro vado in farmacia a prendere qualcosa. Ragazzi, un minuto e arriverò a destinazione. Si trova sulla destra. Yes. Intanto mi parcheggio lì, poi vado in ufficio a chiedere. Allora ragazzi, mi hanno detto in ufficio che dovrei andare sulla rampa 15 e 14, che lì c'è un altro ufficio e lì si chiede per il carico, ma sicuramente mi ha detto che mi caricano le 14. Vediamo se sono un po' fortunato o no. Allora, vediamo qua che rampa è questa, 23, quindi ancora di là. Qui è il 16, il 15. Vedete che sono 14. Qua sono 14. Devo fare tutto il giro. Allora il 14 qui. Qui dovrebbe esserci. Intanto io mi parcheggio qua. Alla fine ragazzi mi hanno caricato subito quei 3 bancali e ora sta andando al terzo carico e ultimo carico della giornata. E lì dovrei caricare, anche lì c'è scritto un collo da 5 metri. E vediamo se anche loro sono in pausa o fanno continuato. Spero che mi caricano pure loro subito. Io scappo via subito per direzione a casa. Tanto da qui fino a casa ci vorranno più o meno su 4 ore qualcosa. E tanto mi tocca fermarmi e fare 45 minuti di pausa prima di continuare. Strada statale 12.
Ragazzi, alla fine, dopo che ho aspettato un'oretta e passa, si è rivelato che l'indirizzo che ho sull'ordine è sbagliato. E ora mi hanno mandato un altro indirizzo che si trovava a 10 km da quello iniziale. Allora, dovrà essere quell'azienda lì. Devo capire dove si passa. Messa da qui, dovrei fare la rotonda. Però no, non faccio la rotonda, ma passo di qua. Perché? Perché è così. Perché ho già perso 20 km. Allora, qui sulla mia destra c'è una macchina. Io dovrei entrare qua. Quindi dovrei entrare in modo da non portarli via tutta la fiancata. Quindi vado più avanti possibile. E poi sterzo. L'azione si trova sulla destra. Vai, vai. Ragazzi, alla fine ho caricato e ora sto andando via. Non era un collo da 5 metri come è scritto nell'ordine, ma di 7 metri e mezzo. Comunque ragazzi, da qui fino a casa mia, secondo il GPS, ci vorranno 3 ore e mezzo. Dato che sto guidando un camion, ci vorrà almeno 4 ore e passa. Sicuramente mi toccherà fare la pausa di mezz'ora, perché 15 minuti l'ho fatti mentre caricavo. Io cercherò di guidare fino all'ultimo se riesco ad arrivare a casa, altrimenti mi fermo, faccio mezz'ora di pausa e riparto. Poi, dato che piove, poi devo fare l'H22, che lì il divieto di sorpasso c'è sempre, quindi si perde un sacco di tempo. E sicuramente anche verso Bologna, o anche tipo quando devo prendere la A1, anche lì c'è sempre traffico, specialmente verso Bologna. E vabbè, pazienza, dai, l'importante è che si riesce a tornare a casa, che oggi è venerdì. Questa settimana sono tornato a casa tutti i giorni tranne ieri. Potevo tornare anche ieri, però non ce la facevo a tornare oggi, e quindi ieri mi sono mandato avanti per riuscire a tornare oggi a casa. Ho sacrificato ieri per oggi. Dovrei cambiare, come si chiamano, i tergicristalli, però sono buoni, cioè puliscono, non so perché fanno questo rumore. All'inizio non lo facevano. Adesso seguo a Modena, di là c'è Brennero e Bolzano. Comunque ragazzi, il carico è abbastanza leggero, quindi viaggio tranquillamente. E per oggi ragazzi è tutto, perché tanto ora mi tocca solo guidare, non devo fare nient'altro. Quindi grazie per aver guardato questo vlog, spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi nei commenti quello che ne pensate, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao ragazzi, vi auguro una buona giornata.